Inizia ora provvisoriamente il Lo Compari più uno, trasmissione che va in onda tutti i lunedì dalle ore 22 su Radio Science in www.radioscience.it. E buonasera a tutti, bentornati su www.radioscience.it. Qui vi parla Priscilla, sono le 22:02. Abbiamo iniziato con, diciamo, con puntualità come al solito. È il 30 novembre 2015 e domani primo giorno di dicembre. Che bello, con mia somma gioia perché amo il Natale. E, cari amici, come state? La volta scorsa ci siamo sentiti, ma penso di... sai che non mi ricordo. Comunque, oltre cosa a divagare, vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Buonasera, buonasera a tutti quanti, cari amici. Venite un attimino sulla web TV, così vedrete la mia bella faccia. La mia bella faccia. Prossima volta mi metterò il naso più grosso, più lungo. Bene, cosa vuoi sapere? Buonasera a tutti quanti. Ma io la volta scorsa ero in diretta, sai che non mi ricordo? No, forse no. Cosa stai dicendo? Che c'era l'ospite la volta scorsa, che c'era Gera. Sì, bellissima. Ma poi c'è stata bellissima una pausa puntata. Forse, non so, o forse ha condotto solo Luca, io non mi ricordo in questo momento. Ormai la nostra cara Priscilla, insomma, è partita. Ormai dopo un anno di puntate, svetta nei lidi, nei più alti lidi della classifica internazionale, quindi non si riconosce, non si ricorda più niente di Radio Science, lei. Esatto. È sempre così, cara Priscilla. Priscilla, buonasera, come stai? Stai bene? Dai, si carica il stasera, ti voglio carica, ti voglio molto carica. Tu sai, invece, cosa io sono dici? Talmente carico che mi sono scottato, ho messo la mano sul fornello, il gas aperto, il fuoco, e adesso sento la mano, sento sotto il naso, puzza di gas sotto la mia mano, sai che è successo? Se volevo darmi fuoco, chi lo sa? Non si sa. E perché non lo sai? Priscilla, ma tu lo sai o non lo sai? Cioè no, fai la furba con me allora. No, io non lo so. Non devi fare la furba. 22:04, cari amici, siete all'ascolto di provvisoriamente i due compari più uno, trasmissione del lunedì sera, condotta da Priscilla e il vostro mitico Saiuzzolo. Ti va bene Saiuzzolo? Sì, mi va bene Saiuzzolo. No, ti sento... Dato che vedo solo la tua immagine, no? Quindi sì. E vedo un'espressione così, insomma, non tanto, insomma, tanto è che non riesco a comprendere, cioè come se capissi e non capissi. Capisci? Non capisci tu? Hai capito? È l'espressione dovuta dal freddo. Sì, il freddo. Ti sei messo il pigiama del panda e poi dopo l'espressione del freddo, dai, insomma. Il pigiama del panda. Sì. Va bene. Allora, cara Priscilla, ma ce l'ho anche oggi. Ce l'hai anche oggi? Ma mi piacerebbe vederti. Metti la foto, metti l'immagine. In separata sede, cari amici, non vi faccio vedere Priscilla col suo pigiama del panda. Vabbè. Senti, Priscilla, cosa hai combinato in questo periodo? Niente, non so se ve l'avevo già raccontato che eravamo andati io e Stefano dei Chaos Plague alla semifinale del musicale, però alla fine purtroppo non siamo passati non ce l'abbiamo fatta quest'anno senza Radio Science, non ho avuto la fortuna dell'anno scorso. Ti manca. Vedi, Radio Science è come il cornicello, quel corno che ti porti a perse come porta fortuna, no? Esatto. Invece di portarti il corno ti porti Luca. Esatto, l'anno scorso Luca mi ha portato molta fortuna e quest'anno invece purtroppo Luca non c'era, quindi adesso ogni evento che farò chiamerò voi di Radio Science per avere un po' di fortuna. E niente, poi adesso però non stiamo più suonando in questo periodo perché dobbiamo registrare le canzoni, perché giustamente dopo anni di live non c'è stato mai il tempo di prendersi una pausa per registrare. Purtroppo
No, le registrazioni invece sono importantissime, cosa che io invece ho sempre, tra virgolette, snobbato perché cioè, ho sempre preferito fare dei live, comunque conoscere gente, pubblicizzarmi, eccetera, eccetera. E niente, quindi adesso con il progetto siamo fermi, però prossimamente torneremo verso febbraio e nel frattempo speriamo di registrare qualcosa di, insomma, di bello. Poi alla fine ci sarete anche voi di Saiuz, come Radio Saiuz, all'evento, quindi sarà sicuramente un bel mancare. No, perché mi sto attrezzando, perché vorrei fare la diretta, cioè fare delle escursioni, cosa ne dici? Escursioni, ma sì, ci sta. Mandare in diretta qualcosa sia sulla web TV che sulla web radio. Sì, secondo me è una bella occasione comunque per noi come radio anche partecipare, certo, a tanti eventi e fare un po' di pubblicità, ma anche conoscere tanta gente, artisti. Indubbiamente sì. Quindi insomma, sicuramente è una bella esperienza, come abbiamo fatto poi al meglio anche quest'anno, come gli anni scorsi. È una bella vetrina, ma anche partecipare a degli eventi, anche se più piccoli, comunque rimane una bella esperienza, anche ecco, una bella vetrina. Prendiamolo come una bella esperienza. Sì. Bene, cari amici, sono le 22.07. Se volete, potete chiamarci in diretta allo 0422 16 26 622. Non mancate, se volete, potete intervenire alla nostra chiacchierata tranquillamente, oppure potete scriverci nella nostra chatta sul sito radiosaiuz.it. Cari amici, allora ci state seguendo sulla web TV e sulla web radio. I più fortunati che ci ascoltano e si guardano sulla web TV vedono l'illuminato Saiuz nel suo splendore. È come il sole, bello come il sole che splende il vostro Saiuz. Ma a me piace perché te lo dici da solo, è una cosa notevole. Cara Priscilla, certamente. Questa sera ho trovato, Priscilla, un gruppo che si chiama, non so come pronunciarlo, si chiamano Odema. È un gruppo italiano, sì. Ti ho passato ovviamente il link all'ultimo, sì, momento, perché così ti tengo un po' sulle spine. E io vorrei iniziare col primo brano di Yodema, sì, che è I Can't Love You. Ti è piaciuto? Allora, sei migliorato con le... Ma modestamente il vostro saiuzzolo è qui che è migliorato. E volevo iniziare subito con un brano, perché sono brani abbastanza lunghi, quindi non so quando ne potremo mandare. Vi ricordo comunque che questo gruppo, volendo, potete trovarlo su jamendo.com. E passiamo subito col brano, dopodiché sì, rientriamo, che devo dare una notizia che è interessante e importante. Io almeno per quanto mi riguarda trovo che quella notizia sia importante. E niente, è scritto I Can Love You. Esatto, in italiano, va benissimo. In italiano. I Can Love You, quindi vai Saiuz col brano. Odema, I can love you, vai tu che non ci sei più, partita! My love, my
Ed eccoci qua, cari amici, di ritorno dopo avervi fatto ascoltare Iodema con I Can Love You. Non so, si pronuncia così, non si pronuncia così, Priscilla, insomma, dopo mi richiamerai all'ordine come vuoi tu, però per me è I Can Love You, non se ne parla più, e vai con Iodema, non so come si pronuncia questo gruppo, trovato su jamendo.com. Musica ovviamente rigorosamente sotto licenza Creative Commons, perché la volta scorsa, cara Priscilla, abbiamo mandato musica copyright, si può dire? Ah, quella Priscilla, di sento che stai battendo. Harry, grazie. Priscilla, ti ho passato la palla e vai. Ok. No, perché mi ero un attimo rimasta perplessa per il fatto che abbiamo mandato musica copyright, che è quella di Gera. Beh, mi dispiace molto. La saluto carissimo, comunque, sì, saluto tantissimo. Molto brava, tra l'altro. Sì, momento che è molto brava. Mi sono proprio piaciuti i brani di Gera. Sì. Anche a me, poi tra l'altro lei mi è sembrata molto, molto simpatica, non so, mi è piaciuta molto. So che aveva un po' di problemi in realtà poi con le canzoni, infatti anche lei era molto dispiaciuta, però a volte purtroppo queste cose capitano. E niente, cosa dire di questa band che abbiamo appena ascoltato? In realtà anche a me piacciono molto. L'unica cosa è che non sono ancora riuscita a trovarli né su Facebook né su nessun sito. Quindi se qualcuno li conoscesse e volesse dirci appunto qualcosa su questa band, di dove sono per esempio, eccetera eccetera, fateci sapere qualcosa. Io sinceramente non sono ancora riuscita a trovare. Odema, pensaci tu. Esatto, questo lo prenderemo comunque come uno slogan ormai. Credo che potremmo inciderlo come pezzo questo. Certamente, insomma. No, se si fanno vivi sto gruppo, sti ragazzi, non so cosa. Mettetevi in contatto con la nostra cara Priscillina, priscilla@sayuz.com, giusto? Punto com. Esatto, esatto. Scrivete alla nostra Priscilla, perché così si può organizzare anche una diretta con loro, con un'intervista, insomma, che potrebbe essere una cosa molto interessante. Io per scoprirli, perché scusamendo non c'è il link del gruppo, quindi non so sinceramente. È per questo, per capire insomma la cosa. Comunque, caccia al tesoro, cari amici, insomma, cercateli e fateci sapere qualche cosa. 22:19, io adesso mi vesto di serietà, tra virgolette, divento una persona seria, perché devo fare un annuncio. L'annuncio che è molto importante, parliamo sempre di musica, cara Priscilla. Però sì, questa volta è la musica contro le mafie. Mi è stato passato un'email perché c'è il premio Musica contro le mafie, sesta edizione, e sono stati annunciati 10 finalisti. Mm-hmm. La prima finale si tiene al Teatro Morelli di Cosenza il 12 di dicembre. Comunque il premio Musica contro le mafie a sesta edizione è partito il 1 settembre e quindi eccoci già giunti con i 10 finalisti. I voti come sono stati dati? Questi voti sono stati espressi dalla giuria Face e Bocchiana, scrivono nell'email, con un valore del 20%. Poi c'è stata una giuria studentesca con un valore del 35%. Mm-hmm. E poi una giuria responsabile, chiamate così, con un valore del 45%. La somma e il rapporto tra questi voti hanno dato il risultato finale, ed anche quest'anno Musica contro le mafie e i suoi 10 finalisti che passano alle fasi live. Allora, dicono che i 10 artisti si esibiranno nelle due location scelte per le fasi finali, 5 nella finale numero 1, che si esibiranno a Cosenza il 12 dicembre 2015 al Teatro Morelli, 5 nella finale numero 2 che si esibiranno a Monte Prandone, Ascoli Piceno, il 17 dicembre all'Auditorium Pacetti.
Chi sono questi 10 finalisti? Andiamo a sentire chi sono questi 10 finalisti. No, non ve lo dico, ve lo dico dopo, i 10 finalisti chi sono. A te Priscilla, facci sapere qualcosa, dacci i tuoi annunci, email, allora, indirizzi, so se... app, non app, ma chi app, ma che app vai cercando? Vai, Prisci. Priscilla? Abbiamo perso Priscilla, cari amici. Okay. Priscilla, ci sei? C'è stato un problema col collegamento con Skype, Priscilla. Vabbè, diciamo momentaneo. Priscilla, mi senti? Vai. Mi senti? Ti sento benissimo, ragazzuola. Ragazzuola, fatti avanti, vai. Niente, niente da fare, cari amici. Priscilla non c'è in questo momento dallo studio. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Nel frattempo, vi dicevo, i 10 finalisti ve li comunicherò dopo. Quando aspettate un attimo, ecco, vediamo se riusciamo a recuperare. Abbiamo recuperato Priscilla. Mi senti, Saliut? Sì, ti sento. Abbiamo recuperato Priscilla. No, me ne stavo andando per i miei fatti, diciamo, per perdere un po' di tempo e passare il tempo, cari amici. Ok, io non sentivo più niente, mi dispiace, ma non lo so, mi è caduta la linea probabilmente. E niente, volevo dirti che io sapevo che Bonjour Matisse, che avevamo intervistato se non sbaglio inizio di quest'anno, sì, sapevo che aveva partecipato a Musica contro le mafie, quindi vedremo dopo se è passato nei finalisti oppure no, vedremo se anche in questo caso Radio Science ha portato fortuna. Invece, come miei annunci, cosa vi dico? Ma non lo so. Volevo dirti, caro Saius, non so se questa settimana hai sentito delle nuove divise della polizia tedesca. No, non ne so niente delle nuove divise della polizia. Allora ti posterò una foto. Volevo solamente fare un piccolo annuncio ai nostri amici che ci stanno ascoltando sulla web TV in questo momento, perché è successo qualche cosa col collegamento. Stiamo cercando di ripristinare il collegamento con lo streaming, cara Priscilla. Sì. E quindi 2 secondi e facciamo ripartire. La web radio è già ripartita, la web TV vediamo se riusciamo a farla ripartire, perché okay, la tua caduta non dipendeva da te, ma dipendeva dal sottoscritto, perché c'è stato un problema con il collegamento con la fibra ottica qui. Quindi, se vai quello che stavi dicendo, io mentre faccio ripartire tutto. Allora, niente, volevo semplicemente dire che sapevo che Bonjour Matisse, che avevamo intervistato a inizio anno, credo ad inizio anno, adesso non vorrei dire una cavolata, ma direi proprio di sì, sapevo che aveva partecipato a Musica contro le mafie, l'evento di cui hai accennato tu prima. E sinceramente adesso non ricordo se ha partecipato alla scorsa edizione o a questa, e chissà se dopo lo troveremo nei nomi dei finalisti, no? Visto che dopo hai detto che li dirai, speriamo che Radio Science anche in questo caso abbia portato fortuna. E non so se Radio Science porta fortuna, so soltanto però che è andato tutto bene, insomma, nel senso che questi 10 finalisti li dirò e vi farò sapere, insomma, sto perdendo un po' tempo, anche perché sto cercando di recuperare lo streaming della web TV più che la web radio, ok? Perché la web radio, sulla web radio già ci siamo. Perfetto. Allora, volevo intanto ringraziare Marco che ha scritto in chat e ti ha detto... Chiedo scusa Marco per stasera, per lo streaming, ma non dipende da me, dipende da questi accidenti di provider che fanno schifo. Vabbè, quando ce vo. Marco ha scritto: pensavo che incidessi un disco tu, caro Saius. E Marco, chissà se prima di Natale riusciremo ad incidere un disco con la nuova canzone di Saius, I Can Love You. Secondo me è qualcosa di carino. Adesso mi metterò al computer e studierò qualcosa per creare un remix della versione di Saius. E tutto può succedere, caro Marco. Non si può mai sapere. Caro Saius, possiamo anche registrarla poi in Creative Commons. Io... Sì. Se fossi in te ci farei un pensierino, magari faremo milioni di ascolti, la potremmo usare come introduzione, come sigla iniziale del programma.
Beh, certamente si potrebbe dire così, si potrebbe. Esatto. Niente, sono le 22:26 e volevo accennarti appunto a questa notizia che ti stavo dicendo prima, ovvero queste uniformi della polizia tedesca che sono state presentate come le nuove divise 2016 e hanno scatenato non poche ilarità nel web. E infatti vi ho mandato anche la foto in chat, come potete vedere, di questa divisa indossata da due agenti, che ha scatenato molti commenti da parte degli utenti che navigano su internet, in quanto queste divise hanno ricordato tantissimo Darth Vader, il personaggio di Star Wars. E tra l'altro a dicembre uscirà anche il film, quindi non sappiamo se l'abbiano fatto apposta o non si sa per quale motivo abbiano pensato una divisa del genere. Comunque te li immagini i nostri poliziotti con questa divisa? No, beh, guarda, non ho parole, sinceramente. Può essere una cosa interessante. Scusa, non diciamo niente, insomma. Può darsi riprendere che... le divise dei supereroi o dei Ciao Marco, ciao Marco, io sono qua, sempre presente, onnipresente. No, non so che hai detto, tu hai salutato Marco, ma io non l'avevo salutato. Marco, cosa ne dici di queste divise? Sia femminile che maschile. A me sembra tutte e due la stessa cosa. Vabbè, amen. Siamo a posto così. Allora, io diressi quasi quasi di mandare subito un altro brano di questo gruppo, degli Odema. Questa volta mandiamo Nella morte, nell'amore, degli Odema. Vedi che, cioè, questo qui mi sono studiato per poter dire sto titolo, cara Priscilla. Non credere, cioè, non è che è così semplice. Tu pensi che... Vabbè, l'italiano è difficile. Insomma, vuoi mettere. Facciamo ascoltare questo brano. Dopo parliamo di 10 finalisti, dai. No, ti abbiamo tenuto troppo. Perché, 22:28, nuovo brano degli Odema. Stiamo parlando di questa manifestazione bellissima che si terrà per i 10 finalisti, il premio Musica contro le Mafie, la 6ª edizione. E dopo diremo qualche altra cosa, parleremo di questi finalisti e poi niente. E Nella morte, nell'amore, di Odema, e vai col brano che è sempre qui con tutti noi. Parte qua. Prima sentivi, adesso non più, le mani di
significato, trova sua virtù e valore nella morte, nell'amore. Bentornati su www.radiosaiuz.it. Bene, siamo sempre qui, siamo sempre noi, come direbbe il caro Saiuz. Sono le 22.37, abbiamo appena ascoltato Nella morte e nell'amore degli Odema, gruppo che ancora non sono riuscita a reperire sul web, ovvero sono rintracciabili solo su Giamendo, ma su Facebook o su Google comunque non risultano, quindi non sappiamo veramente, anche perché sono molto bravi, devo essere sincera, hanno uno stile un po' particolare che un po' mi ha lasciata un po' perplessa e un po' no, nel senso che sono brani un po' complessi, uno stile magari se vuoi non proprio modernissimo per alcuni versi, e non so, passano da questo sembrare un po' Pink Floyd a un po' hard rock, un po' altri generi tutti mischiati, però insomma non sono male. Se qualcuno li conosce, appunto, fateci sapere. Ebbene, vi avevamo lasciato in suspense perché Saiuz ci doveva dire chi sono i finalisti della musica contro le mafie, e anch'io in realtà, cioè, sono molto curiosa di sapere soprattutto se ci sono dei nostri ospiti che sono stati ammessi a queste finali. Caro Saiuz, ora che ci hai tenuto in sospeso, col fiato in sospesa, col fiato in sospesa, adesso vi dico come stanno le cose, cari amici. Un attimo soltanto, che cerco di vi tengo proprio sulle spine fino all'ultimo momento, cari amici. Esatto. Ma l'è così, l'è proprio così, e vi devo tenere sulle spine, non c'è niente da fare. Che strana cosa. Cari amici, se mi vedete muovere la scatola sulla web TV, è perché non lo so neanche io perché sono delle cose strane. Capitano quelle cose strane la sera, delle volte in trasmissione, sì, con lo streaming, eccetera, no? E niente, allora bando alle ciance, allora basta, vi ho tenuto fin troppo sulle spine. Sapete, cari amici, che si svolge ormai la sesta edizione questa bellissima manifestazione che è Musica contro le mafie, cioè, ci tengo molto a dirla sta cosa. I finalisti che si esibiranno, i primi cinque si esibiranno a Cosenza il 12 dicembre al Teatro Morelli. Però i 10 sono Naso Doble di Sassari, un gruppo, non so se è un gruppo, saranno gruppi, questi qua non lo so. Lennon Kelly di Cesena, Dinastia di Paternò in provincia di Catania,
Capobanna, Vallo della Lucania, provincia di Salerno. Poi c'è un certo Gaetano di Casoria, provincia di Napoli. Fabio Cinque di Cosenza. Misero spettacolo sarà di Bologna. Diva Scarlett di Bologna. Conosci Diva Scarlett? Non ci ha sentito questo? Sì, non lo so. Sì o no? Non lo so. Vabbè. Baldestro di Napoli. E poi abbiamo Francesco Bolognesi, Roma. Quindi l'appuntamento che si terrà il 12 dicembre al Teatro Morelli a Cosenza vedrà i primi cinque. E chi sono i primi cinque secondo te? Saranno i Capobanna, i Dinastia, Fabio Cinque, Gaetano e Maldestro. Sono questi qua i primi cinque finalisti. Ci sarà un presentatore d'eccezione, dice, della serata. Il cantautore calabro bolognese Federico Cimini, che condurrà la serata tra esibizioni ed ospitate. Insomma, poche parole, questi saranno i primi cinque che si esibiranno, abbiamo detto, a Cosenza. Poi ci saranno gli altri cinque che si esibiranno il 17 dicembre all'Auditorium Pacetti, Monte Prandone, Ascoli Piceno. Ci saranno gli ultimi cinque. No, non ti dico, perché 25 basta, togliete sti 5 a quello che vi ho detto e siete a posto. Allora, volevo dire anche che il premio Musica contro le Mafie, sesta edizione, è stato ideato e organizzato dall'associazione appunto Musica contro le Mafie e sviluppato e sponsorizzato da MK Records con il supporto di ACEP, Unemia e Smartit. Sotto l'egida di Libera, associazione, nome, numero, insomma, contro le mafie, con la partnership di Casa Sanremo, Club Tenco, Puglia Sound, Rumore, Musicult, Gruppo Eventi, Exit Communication, e con il sostegno della campagna contro la corruzione Riparte il Futuro. Quindi andate sulla pagina Facebook, cercatevi Musica contro le Mafie e avrete maggiori informazioni. Ho detto tutto, 22:43. A questo punto, diciamo, espletato questo qui, ci tenevo a dirlo. Poi ci sarà un'altra cosa, perché il 20 novembre è uscito l'album Union Drama, che è l'album omonimo d'esordio appunto degli Union Drama, e distribuito e promosso da Alka Record Label. Sono 10 brani elettro rock, tra cui il singolo estratto Player Pinks, non lo so che cacchio, che va in rotazione su Radio TV. Comunque andate anche qui su YouTube e cercatevi, guardatevi il video. A proposito, ragazzuola, tu te lo vuoi vedere il video su YouTube? Che video? C'è un video su YouTube di questo gruppo. Vediamo se riesco a postarlo. Postalo, perché non l'ho postato. L'ho postato. Di uno drama. Quindi, cari amici che ci state ascoltando, andatevi a vedere questo qui, il video che si trova su YouTube. Perfetto. Con questo è tutto. Bene. Carissima, 22:44. Quindi passo a te la parola, perché so che tu devi dire qualche cosa, se non sbaglio, no? Esatto. Allora, in fuori onda ma mi sono allora ricordata... o non... Cosa? È una cosa di adesso o di allora? Della settimana scorsa, di lunedì scorso. Lunedì scorso, vedi? Già, ecco, così ci riusciamo a capirci. Perché mi ero dimenticata e fuori onda mi è ritornata la memoria e mi sono ricordata che io lunedì scorso non c'ero. Perché, a parte il fatto che mi ero dimenticata che fosse lunedì, ero convinta che fosse ancora domenica, mi sono ricordata che ero andata a vedere la premiazione di una mia amica che ha vinto un premio come seconda classificata per un racconto che avesse a che fare con i ricordi a tavola. Devo dire che è stato... Sayuz, mi senti? Io ti sento. Ok.
Dopo che ho sentito uno strano silenzio, allora ho detto: non vorrei che fosse caduta la linea. No, non volevo disturbare, cioè da volta tanto che non ti disturbo, non ti tolgo la parola di botto, cioè non ti sopra, come si dice, sopra e acchiappalo lì, come si dice, hai capito? Cioè, e ti lamenti, insomma, vabbè. Esatto, no, era solo per sapere. No, avevo chiuso il microfono appunto per non disturbare. Ok. Ha vinto questo premio come seconda classificata per aver scritto un racconto con i ricordi legati alla tavola, ed è stato un concorso letterario molto, molto interessante e molto ben organizzato. Innanzitutto, questo concorso è stato fatto a Modena per tutti i residenti nella provincia di Modena, organizzato dalla CGIL, credo, INPS e enti vari, insomma. Ed è stato fatto molto bene, in quanto la giuria comunque era una giuria composta da scrittori, assessori alla cultura, eccetera, eccetera. E soprattutto hanno dato molto valore a chi non fa lo scrittore di professione, ma a chi invece comunque ha la passione per scrivere, ma appunto non hanno giudicato il fattore questo fa lo scrittore, questo non fa lo scrittore. E devo dire che è stato molto molto bello sentire tutti i pezzi recitati. Allora, intanto, vabbè, diciamo che i racconti erano anche molto brevi, quindi c'è stata la possibilità di sentirli tutti recitati da un'attrice, tra l'altro bravissima, che in questo momento non ricordo il nome, ma è stata veramente molto molto brava. E le categorie erano divise in tre gruppi, quindi dai 18 ai 30, dai 30 ai 60 e dai 60 in poi, e per tutti c'era appunto terzo, secondo e primo classificato. E è stato molto bello anche sentirli letti tutti, perché è stato, cioè, diciamo che ogni persona ha dato un qualcosa di particolare, un valore ai ricordi legati alla tavola, al cibo, e soprattutto molti sono stati legati ai ricordi dell'infanzia, quindi magari dei nonni che cucinavano o della mamma, eccetera eccetera. Ed è stato molto molto bello sentirli raccontati. Poi ci sono stati dei racconti comici, mi ricordo ancora quello di un signore che mi ha fatto veramente ridere, perché era troppo bello. Ti giuro, Saius, che se lo trovo quel racconto lì, in teoria il prossimo anno dovrebbero stampare il libro, lo prenderò, perché veramente è molto bello e merita. E niente, quindi finalmente mi sono ricordata cosa ho fatto lunedì scorso, quindi tanti complimenti alla mia amica Mia Spattini, che ha vinto il secondo premio nella categoria 18-30 con un racconto secondo me molto bello, e che spero comunque potremo leggerlo, comunque pubblicarlo da qualche parte. Secondo me sono veramente contenta che abbia raggiunto questo traguardo, perché comunque, non essendo una scrittrice professionista e avendo passato una selezione con tantissimi scrittori, è stata molto apprezzata, e soprattutto è stato un racconto molto toccante, perché ha parlato appunto dei ricordi di sua nonna, di quando era malata di Alzheimer, e quindi non so, mi ha molto colpito come racconto, ecco. E niente, Saius, come niente? Hai detto tutto questo, niente? Ah, andiamo verso la fine, perché poi diamo quei saluti e esatto, mandiamo l'ultimo brano. L'ultimo brano di Rema, manderò, sarà Promesse e bugie. Prima era Nella morte, nell'amore, adesso Promesse e bugie, insomma. Non mi ricordo più dove l'ho messo adesso col titolo, vabbè, dopo le farò vedere. Insomma, chi ci guarda sulla TV ha anche la fortuna di leggersi il titolo, se per caso Saius molte volte i titoli in inglese non li sa leggere. Cari amici, volevo ricordarvi delle cose importanti. Allora, innanzitutto l'email di Priscilla, che è priscilla@saius.com, e l'email di luca@saius.com. Poi, se volete scrivere al mitichino Gianluchino, è gianluca@saius.com. Per quanto riguarda me, trovate l'indirizzo sul sito. Visitate spesso il nostro sito radiosaius.it, perché ci stiamo aggiornando costantemente due volte al giorno con le informazioni quasi in tempo reale, cioè notizie, diciamo, della politica, notizie della società, eccetera, che
credo che ha una web radio, una web, web TV, dovrebbe fare anche questo. Poi facciamo due volte al giorno la nostra rassegna stampa sulla web radio e sulla web TV letta, quindi seguitela. Gli orari li trovate tutti sul sito, perché adesso, oltre ad avere un palinsesto per la web radio, abbiamo anche il palinsesto della web TV. E il palinsesto della web TV, insomma, è partito, diciamo, un po' in sordina, ecco, che da parecchio volevo farlo questo palinsesto. Okay. Cioè, in poche parole, la nostra web TV manda i programmi a orari prestabiliti, quindi orari come la fanno tutta la televisione normale, insomma. Cioè, non mandiamo video filmati così in rotazione come capita. Per esempio, i TG che vanno in onda, li chiamo TG, ma sono una specie di rassegna stampa letta dal sottoscritto, va a mezzanotte, alle 4 del mattino, alle 8, alle 12, alle 16, alle 20 di tutti i giorni, e viene aggiornata due volte all'arco della giornata, che è già qualche cosa per una piccola web radio, una piccola TV come questa, come Radio Science. Poi abbiamo delle collaborazioni con Pianeta UCTV, quindi mandiamo i video, le interviste di Pianeta UCTV, oppure i video di Pandora TV, un'altra emittente, un'altra web televisione, si spera in futuro questa qui sbarchi anche sul digitale. Poi vi ricordo sempre di seguire lo speciale il sabato alle 20 e di seguire anche le trasmissioni, vi faccio ascoltare cosa fanno, cosa dicono in Parlamento, e questo è interessante, perché così c'è anche una cultura, insomma, sapere cosa fanno i nostri stipendiati, insomma, i nostri dipendenti. Ovviamente non mancano le repliche delle nostre trasmissioni, che sono Spazio Aperto, Due Compari, Don Chisciotte, Osservatorio Antimafia. Queste qui sono trasmissioni live che vanno dal lunedì al mercoledì e vengono trasmesse anche in replica. In replica tutti i giorni alle ore 14. Spazio Aperto, per esempio, va in replica il lunedì e il giovedì alle ore 14. Due Compari va in replica il martedì e il sabato alle ore 14. Don Chisciotte va in replica il mercoledì alle ore 14. E Osservatorio Antimafia va in replica il venerdì e la domenica alle ore 14. Quindi seguite. Ovviamente sul nostro sito radiosites.it trovate tutti i link, trovate di tutto, perché tutte le informazioni che vi sto dicendo le trovate tranquillamente. Se voi andate sul nostro sito dove c'è il link per l'intestazione della web TV, ci passate col mouse, vi fa visualizzare il palinsesto cliccandoci sopra. Poi abbiamo anche degli ulteriori canali dove noi trasmettiamo sia trasmissioni live sia la web radio, eccetera, però questo poi a voi seguirlo. Con questo è tutto. 22:53, carissima Priscilla, io diressi quasi che potremmo andare verso la chiusura, perché andiamo verso, esatto, le 23, sì, con l'ultimo brano appunto degli Odema, che è Promesse e Bugie. Però tu hai da dire qualche cosa in tua discolpa? No, mia discolpa no, non ho da dire nulla, e niente, semplicemente che speriamo di rivederci lunedì prossimo. Non come so speriamo? Se saremo ospiti oppure no, non lo so. Speriamo? Speriamo? No, sicuramente. Sicuramente. Anzi, non lo so, perché lunedì prossimo è 7 dicembre, come abbiamo detto prima, stiamo ancora decidendo se andare in onda, quindi vi faremo sapere. Se è vero ciò. Benissimo, 22:54, vi do l'appuntamento per domani sera alle ore 22 con Don Chisciotte e Mulino a Vento, la nota trasmissione di Alfredo Stori, il nostro Don Chisciotte. Io faccio sempre la parte del Sancho Panza, per semplice motivo che ho la panza, solo per quello, insomma, poi non per altro. E niente, un caro saluto a tutti quanti. Priscilla, un abbraccio a te, carissima, che vedo ancora che, insomma, sei rimasto questo accappatoio del panda, il pigiamino del panda. E comunque andatevi a vedere la foto che si è scattata la Priscilla e l'ha messa sulla nostra chat sul sito. Una cosa importante, cosa che non stiamo più dicendo, è sponsorizzando le nostre app. Perché questo? Perché abbiamo l'app della web radio,
per smartphone, per Android, iPhone, iPad, iChiappalo, quello che è, ma abbiamo anche l'app, perché noi abbiamo anche un canale classico, cari amici, insomma, fateci sapere cosa ne pensate di questo nostro canale classico. Io ci tengo, cercherò di aggiornare sempre le musiche quanto più è possibile, non ci sono notizie, non c'è niente, c'è solamente un annuncio ogni tanto, però dopo è tutta musica, quindi per rilassarvi se siete nervosi. 22:56, andiamo con Promesse e Bugie. Priscilla, tu cosa dici? Buona serata a tutti. A domani. Ciao. No, ma, no, tu mi devi dire che significa. Buonanotte. Che significa buona serata a tutti? Così lo dici en passant? Eh? In italiano. Non può essere. E vai col brano che è sempre qui con tutti noi. Promesse e bugie. Vai. Non so se ci azzeccava con il brano. Vabbè, comunque. Va bene lo stesso. Ciao Prisci, ciao ragazzi, ciao, ciao Marco, ciao Henry. E ciao, un abbraccio circolare a tutti. Il condominio, come facevano le vecchie radio di quartiere, no? Un abbraccio al condominio, un saluto al eccetera eccetera. Ciao ciao. Ciao. Partita! Dentro di te, un cuore infranto, ma perché? Ma perché rigurgiti il passato? È solo vita avanti a te.
rancore per non averti capito prima. Ma non provo odio verso di te. Ora quello che provo è solo dolore. Don't worry, don't worry.